si prova, non si può spiegare qui. Amici di radiocanini.com, buongiorno. Io Silvio Piombino, stiamo trasmettendo da Balestrate, dove si sta svolgendo la prima Gran Fondo del Golfo, campionato Coppa Sicilia edizione 2012, campionato siciliano Gran Fondo, nonché prova unica del campionato US Angling 2012. Siamo qui con gli amici addetti all'organizzazione, alla vigilanza, alla sicurezza dei ciclisti partecipanti, l'amico Punzo Ferdinando, Daniele Bellone, Settimo Bologna e di là in fondo Cosimo Favore e Vincenzo Schiavi. Allora, i primi 13 chilometri saranno da una zona controllata, dopodiché si aprirà la manifestazione per la Gran Fondo e la Medio Fondo. In bocca al lupo! Della Icari Sport di Spinadesco Cremona, che oggi è il nostro sponsor di questa manifestazione, anzi il maggiore sponsor ufficiale di questa manifestazione. Icari Sport, quali motivi hanno spinto la vostra azienda a essere qui presente a Balestrate, provincia di Palermo, in questa manifestazione? Ma innanzitutto il grosso movimento ciclistico che la vostra manifestazione sta promuovendo, registrando, e quindi che non è sentito solo in Sicilia ma bensì anche nel nord, e ha fatto sì che un'azienda come la nostra abbia puntato per un'immagine sul circuito Coppa Sicilia e in particolare campionato siciliano Gran Fondo. Quindi la vostra azienda è stata attratta dal successo che nel corso di queste ultime settimane la Gran Fondo stava registrato, e quindi un modo per promuovere la vostra azienda e per noi un modo per promuovere il nostro territorio, le nostre eccellenze e le nostre strutture alberghiere che insistono nel territorio del comprensorio Isola delle Femmine e Balestrate. Grazie ancora amici di Radio Canini, ci sentiamo al prossimo. E allora amici di Radio Canini, ancora in collegamento qui da Balestrate, presentiamo l'assessore al turismo del comune di Balestrate, Anna Maria D'Asaro. Salve. Che assieme all'assessore allo sport del comune di Balestrate, Piraino, hanno curato l'organizzazione il logo della manifestazione, appunto, prima Gran Fondo del Golfo. Un evento importante sicuramente per promuovere il territorio, per promuovere le eccellenze del territoriale, per promuovere appunto il comprensorio, ma anche un'occasione importante per favorire gli scambi di esperienze tra diverse realtà ciclistiche della Sicilia, favorire anche l'aggregazione e favorire appunto solidarietà fra i ciclisti. Come si pone il comune di Balestrate nei confronti di questa manifestazione?
Intanto grazie per l'opportunità che ci state dando, sono Anna Maria D'Asaro, assessore alla cultura e al turismo del comune di Bellestrate. Oggi grande festa, grande evento, siamo nella piazza principale di questa splendida, ridente cittadina posta sul golfo di Castellammare, punto strategico fra le due grandi province di Palermo e di Trapani. Abbiamo accolto questa grande kermesse, questa grande manifestazione, l'abbiamo accolta con molto entusiasmo, molto piacere e credo anche molta partecipazione. L'amministrazione come si è posta? Siamo felici, contentissimi di ospitare questa kermesse, pertanto ne abbiamo in programma tantissime altre, abbiamo curato ogni minimo dettaglio, io come assessore al turismo, ma insieme all'assessore allo sport che è Claudio Piraino, sarà in giro un po' a coadiuvare la situazione. Dunque ci siamo occupati per quanto concerne l'incoming, l'accoglienza di tutto lo staff tecnico, nonché di tutta una serie di programmazioni per quanto concerne la sistemazione alberghiera, la ristorazione. Speriamo e crediamo di aver fatto del nostro meglio e pertanto auspichiamo e ci auguriamo che questi grandi eventi si possano ripetere sicuramente. Grazie. Grazie all'assessore D'Asaro, sicuramente allora un'esperienza da poter ripetere negli anni successivi, con l'auspicio di poterla sempre migliorare e farlo diventare un evento sempre più grande nel panorama ciclistico della regione siciliana e magari sud Italia. Grazie ancora assessore, al prossimo intervento amici di RadioCarini.com. Sarà una biciclettina nel cortile di una casa che farà partire il sole. A volata. Una corsa in bicicletta, la vita mia, forse vincere la fretta, la vita mia. È un traguardo sempre più lontano, è una salita e poi un altipiano, c'è un po' di poesia, è volontà che si è fatta strada, e cosa importa che io vinca o cada. Hai presente i desideri? Non è impossibile se tu ci credi, io me ne andrò come sono arrivato, in punta di piedi. Ho incontrato la fortuna che mi fosse sempre stata vita mia. Non è una corsa in bicicletta la vita mia, è vincere la fretta la vita mia. È un traguardo sempre più lontano, è una salita e poi un altipiano, c'è un po' di poesia, è volontà che si è fatta strada, e non importa che io vinca. Thank you.
vai di fretta pedalando con Arodò, le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantator? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una cagione... Sono spese anche loro, ma in particolar modo, giustamente, dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine, la protezione civile, per quanto hanno potuto fare, la prefettura anche, che ha organizzato gli incontri in termini di sicurezza, e una piccola postilla. Naturalmente, oggi ora c'è qui presente la vice sindaco, assessore di Castellammare, ora arriverà di Nebbia. La postilla qual è? Noi il 7 e 8 maggio andremo, andremo alle elezioni. Io ho preso l'impegno, quindi la mia scadenza è brevissima, però l'impegno sarà comunque mantenuto. O c'è il palazzo o non c'è il palazzo, non è questo il problema. Bene. Noi ci auguriamo il palazzo come ci arriva. Passiamo alla premiazione. E allora passiamo alla premiazione. Io inizierei a premiare il primo assoluto della Gran Fondo, è una coppa che ce l'ha dato il presidente della regione. Giustamente premieremo primo, secondo e terzo assoluto di Salvo Giuseppe, premia il sindaco. Allora, non potete venire anche il secondo, poco, il terzo, Pizzo. Poco e Pizzo ci sono? Vai! Volete sapere poco, un applauso sconfitto sulla... per quello che scrive di millimetri. Non sempre si può vincere, complimenti anche a Salvatore. Scortate dall'amico Pizzo, lo aveva ben lanciato, purtroppo. Non sempre le ciambelle vengono per poco, ma complimenti comunque perché avete fatto una grandissima corsa. Terzo Pizzo. Passiamo agli assoluti del corto. Di Salvo, come dite che si chiama? Di Salvo? Di Salvo Giuseppe. Allora vince Inghilleri, Giuseppe Inghilleri, nella morte d'arma scritta Sigma. Giuseppe Inghilleri su Messina è piccolo. Inghilleri, eccolo che arriva. Giuseppe Inghilleri vince, anche questa è una grandiosa volata. Facciamo un applauso al sindaco di Nebbia che è arrivato in questo momento e chiediamo il microfono per un saluto. Un saluto bagnato, un saluto bagnato, scusami, perché lui è stato di Salvo e Inghilleri. Io ho preso l'impegno di Salvo, prossimo anno organizzare la seconda edizione, magari possibilmente senza la pioggia. Io ringrazio di Salvo, come di Salvo, come si chiama, che oggi ci hanno onorato delle loro fatiche, società strade. Poi ho cercato di fare il nostro meglio. So che mi siete CS Napoli, si è fatto male, non era facile organizzare una manifestazione del genere e in diretta nel territorio, fatto le nostre strade non sono Giuseppe, Giuseppe, sì. Io ringrazio il sindaco di Roma, solo che ha contribuito insieme a me, insieme a tutti gli attori più presenti, il comune di Castellammare, all'organizzazione di questa manifestazione. Ci abbiamo pensato noi un anno fa. Se vi ricordate, un anno fa abbiamo fatto la settimana della legalità a Torino Porto. In quell'occasione ci siamo detti, ma dobbiamo fare questa gara quest'anno a partire da Palestrale a San Valentino. Io sono felicissimo di aver visto passare un monte di e non avessimo e sicuramente avremo forte oggi. E grazie a tutti per questo momento. Allora, un altro sindaco, il secondo e il terzo del corpo, Messina e Piccolo.
Colle. Messina, Giuseppe Messina, quanto piccolo? La società Sigli ma Mortellaro Giuseppe, vabbè, ok. Che la comunicare a Ciclo Torino. Un nome di... Seconda Messina e terzo piccolo. Ah, società Ene Mortellaro. Sigli ma Mortellaro, perfetto. Grazie. Allora, adesso passiamo alle categorie, facciamo premiare l'assessore. La categoria A1, corto, Scaffini Igor, Lamartina Matteo, Iraci, Giannone e Versaci. Ripeto, la categoria A1, corto, Scaffini, Lamartina, Iraci, Giannone e Versaci. Igor Scaffini, eccolo qua. Matteo Lamartina. Allora il terzo è Vincenzo Iraci, il quarto Antonino Giannono e il quinto Alberto Versaci. Quarto Giannone. Allora categoria A2 corto. Inghilleri, Marsala. Sportivo, eh? La bicetta non ci può staccare anche se rompe. Allora ripeto, A2 corto, Inghilleri, Marsala, Piombino, Corso e Salemi. Ha detto Piombino. Allora Inghilleri. Piombino io. Secondo Marsala. Ah, l'ha preso Marsala, ok. Terzo Turmiolo, 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 se la chiamo male io. Maior Bike, c'è qualcuno? Eccolo che arriva. Al nono posto, Alcamo Team, Alcamo Team. Sì. Al nono posto, Alcamo. Ottavo posto, Valle dei Templi. Alcamo. No, ottavo posto, Valle dei Templi, ecco che arriva Latino. Valle dei Templi e poi venga al Bici Club della Smondo. Bici Club della Smondo settima, c'è qualcuno? Non c'è, cosa vuoi? Allora, Villa Smondo non c'è. Al sesto posto, Vice Bike di Messina. Vice Bike di Messina, Rico. No, no, sono andati via. Al quinto posto, Bici Club Stefanese. La canzone di Coppa Sicilia, Catanzaro. Forza, Catanzaro, vai! Catanzaro, vai! Al quarto posto, Città di Mister Bianco. Città di Mister Bianco, guarda. Terzo posto, gruppo sportivo Mediterraneo Palermo. Mediterraneo, Dario Di Liberto. Secondo posto, GS Napoli. GS Napoli. Palermo, GS Napoli. Non c'è. GS Napoli, Villa Abate. Non c'è. E al primo posto, la Cycling for Fun. Un applauso a questa società che ha vinto la manifestazione. Gran Premio della Montagna. Gran Premio della Montagna. GS Napoli dov'è? Guarda, secondo posto. GS Napoli. 55. No, 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 quello c'è. Non lo so. Ma dove è GS Napoli? Ma dove è GS Napoli? Allora, Gran Premio della Montagna a Pizzo, mi dicono, 55 di tu? Io so il numero, non so chi era. Allora, dobbiamo fare l'ultima premiazione nell'USA, campionato regionale, che sicuramente premierà il nostro presidente regionale. Primo classificato, Mariachi Angelo. Dai, Mariachi! Silvio, io sono il mio.
Giordano. Sigaretta Salvatore secondo. Primo S.A. Terzo. Salvo.